Si è celebrata ieri a Montesivano la terza edizione della Festa della Famiglia, un'iniziativa dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, iscritta nell'ambito della settima edizione del Festival degli Artisti di Strada. Il momento di intrattenimento e svago è stato anche propizio per alcune riflessioni sul presente e sul futuro della famiglia e sulle politiche che il governo ed enti locali possono mettere in campo per agevolare il compito dei genitori, per sostenere le donne che intendono mettere al mondo dei figli e di conseguenza per incrementare il tasso di natalità italiano. Abbiamo esperienze come quella della Francia, che è fortemente intervenuta a favore delle famiglie e ha un tasso di natalità decisamente più alto di quello nostro. In questo momento l'Italia ha un tasso di natalità di 1,39 figli per famiglia, mentre la Francia ha un tasso di natalità di quasi 2. Che significa che questi interventi hanno funzionato. Noi, per garantire non solo il nostro futuro, ma soprattutto la sostenibilità del nostro sistema di welfare, dobbiamo far sì assolutamente che il tasso di natalità cresca. Bisogna ripartire dalle piccole cose, riappropriarsi del proprio territorio, dei propri spazi. Noi quest'estate l'abbiamo fatto anche chiudendo al traffico delle arterie importanti della città, proprio per dare la possibilità ai più giovani, ma soprattutto alle famiglie, di vivere la città e viverla in armonia. Oggi è un punto di contatto importante tra le istituzioni e la famiglia, fatto in un luogo protetto qual è quello di un parco.